Le elementari sono l'inizio, sono il momento in cui il bambino dovrà capire la differenza tra bene e male. Le superiori invece sono il momento finale. No, non l'università come tanti potrebbero pensare. Intendo momento finale nel senso che il carattere della persona viene del tutto definita. E da lì tanti decidono se rimanere se stessi o cambiare. Da lì tante sono anche le delusioni che plasmano quella persona. Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in questa nuova storia dal mondo piena di sorprese e colpi di scena. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, partiamo! Prima di cominciare volevo ringraziarvi per il modo in cui interagite con i vari video. Ho notato che molti di voi raccontano le esperienze personali, molto simili alle storie delle persone di cui parlo nei video. Mi fa davvero piacere, possiate sfogarvi e immedesimarvi. Detto ciò, parleremo come spiegato all'inizio di un ragazzo delle scuole superiori di nome Dakota Nelton. È timido e con pochi amici, ma fedeli, non per scelta, perché non è molto famoso in realtà. Anzi, spesso è vittima di scherzetti da parte di altri. Nulla di serio, ma comunque cose che fanno irritare. La sua vita scolastica è ordinaria, ed è soddisfatto di ciò, non ha mai avuto una ragazza. In vita sua ha provato ad avere delle relazioni, ma erano sempre cose da poco. Tipo bigliettini alle elementari e alle medie, nulla di più. Per questo voleva puntare tutto alle superiori. Aveva un'amica molto cara, una sua compagna di classe con cui parlava apertamente. Era una delle poche, visto che la sua timidezza gli impediva di avere conversazioni fluide. Lei era una di quelle ragazze con cui pensava di poter essere se stesso e il giorno del ballo era il momento perfetto per chiederle di uscire, o no? In America è una cosa importantissima per gli studenti e chi non trova un partner o una partner spesso finisce per essere deriso e quindi preferisce non andarci nemmeno. Comunque sia, la storia tra questa sua amica e Dakota non era poi tanto lunga. Si conoscevano giusto da qualche mese. Eppure era lei quella giusta. Qualche settimana prima dell'evento finalmente aveva trovato il coraggio di chiederle di andare con lui al ballo. Io sono una persona timida, quindi capisco come si sia sentito Dakota. Immaginate quanta cavolo di forza ha messo nella sua azione. Ad alcuni sembrerà una sciocchezza chiedere a una ragazza di uscire, ma lui, che è sempre stato molto timido e chiuso, ha dovuto affrontare una sfida quasi impossibile. Eppure ha superato quella paura, quell'incertezza, e sbloccato i freni del suo cervello per usare il cuore e dichiararsi. L'aveva fatto anche in grande stile, con un cartello ben decorato da lui la notte prima. E sapete com'è andata? Male, malissimo. Una cosa da spezzare veramente il cuore. Dakota era stato rifiutato senza la minima esitazione, e con un semplice cenno della testa che voleva dire no. La ragazza parlava sempre con lui e sembrava anche lei contenta di averlo come amico, ma all'ultimo gli ha dato la delusione più grande. La parte peggiore è che tutto quanto è stato ripreso. Dakota, senza nemmeno accorgersene, aveva perso di mano il suo poster. Non se lo aspettava minimamente. Pensate che addirittura i due si vedevano fuori insieme di tanto in tanto. Secondo la sua storia, gli dava anche chiari segnali sul fatto che forse potesse piacergli. Ma i fatti valgono più di mille ipotesi. Tutti gli studenti che erano intorno a lui in quel momento si sono messi a ridere e prenderlo in giro senza il minimo rispetto, senza capire il coraggio che aveva tirato fuori. Non aveva mai fatto una proposta del genere a nessun'altra ragazza. Quello che aveva ripreso tutto con lo smartphone pensava di fargli del male postando tutto su Facebook e far fare due risate anche ai bulli online. Ma ehi, sapete una cosa, internet non è fatto solo di persone cattive. Finalmente arriviamo alla mia parte preferita. Dopo pochi giorni la clip aveva fatto più di 200.000 views, con migliaia e migliaia di condivisioni, ma invece di commenti cattivi le persone sostenevano Dakota. Esatto, tifavano per lui, dicendo che poteva avere di meglio, oppure che come ragazzo è bellissimo e un giorno troverà qualcuno che lo apprezza. Pochissimi erano i commenti cattivi e non erano nemmeno così offensivi. Dopo un po' che era stato ricaricato su altre piattaforme, alcune persone della scuola avevano deciso di fare qualcosa e dimostrare che non sono tutti mostri come si poteva osservare nel video. Non tutti ridono a certe cose, alcuni ammirano anche. 13 ragazze, alcune delle quali facenti parte delle cheerleader della scuola, avevano deciso di organizzare una piccola sorpresa. Come ogni mattina Dakota si era svegliato, un po' triste, è vero, e un po' depresso. Ma non voleva mollare, la scuola voleva finirla e aveva avuto il coraggio di tornare nonostante ciò che era successo. Si aspettava tutti lo prendessero in giro per giorni e giorni, ma è successa una cosa fuori dal comune. Le 13 ragazze lo stavano aspettando vicino al suo armadietto e tutte gli hanno chiesto di venire al ballo con lui. Dakota si era messo quasi a piangere e tutti quelli che prima ridevano di lui ora erano davvero molto molto gelosi.
gli hanno detto che lo avrebbero accompagnato quel giorno e sarebbero rimaste con lui fino alla fine, a ballare, mangiare e divertirsi. In un'intervista per la televisione locale aveva detto: «Mi sentivo il ragazzo più popolare della scuola e non lo sono affatto, credetemi». Che dire, esiste ancora del buono in questo mondo. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, perché a me è piaciuto davvero tanto sentire la storia di Dakota. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.